Cosa fare con un bel cespo di coste o bietole da costa che dir si voglia? Separando la costa vera e propria, quindi il gambo dalla foglia, riusciamo a preparare due piatti diversi. Intanto inizieremo adesso col pulirle, quindi abbiamo tolto la parte finale del gambo, quindi del cespo. Adesso togliamo i filamenti dalle foglie e poi li andiamo a lavare. Coste ben lavate, è il momento di separare questo gambo così bello, grande, bianco, carnoso dalla foglia. Utilizzeremo il gambo per realizzare delle cotolette fritte, quindi sicuramente una ricetta che potrà piacere tantissimo ai bambini, che così imparano a conoscere le bietole, le coste, mentre con le foglie ovviamente realizzeremo qualcos'altro. Abbiamo scelto di preparare una buona zuppa. Dopo aver sbollentato le coste per circa 8 minuti, ma questo dipende da quanto sono tenere in partenza, quindi regolatevi provando ad infilzarle con la forchetta per vedere se sono sufficientemente morbide. Dunque, una volta sbollentate, devono essere perfettamente scolate, lasciate asciugare. Se avete poco tempo, potete velocizzare un po' tamponandole su della carta assorbente da cucina. Adesso sono quindi asciutte. Non devono essere proprio mollicce, ma ovviamente un po' morbide, quindi questa è la consistenza giusta, devono essere integre, ma non dure. Non resta che procedere con la panatura. Gli ingredienti tradizionali per un'ottima panatura quali sono? La farina, l'uovo sbattuto che abbiamo già condito con sale e pepe nero e infine un mix di pan grattato e formaggio grattugiato. Primo passaggio nella farina, non preoccupatevi se non aderisce benissimo, poi uovo, scoliamo l'eccesso e andiamo nel pan grattato. Facciamo aderire bene e la panatura è pronta. Immergiamo le nostre coste impanate in abbondante olio di semi, olio per friggere, ben caldo, e lasciamo cuocere circa 3 minutini per lato. Ovviamente dobbiamo ottenere la doratura che più ci piace, come quella che vedete già qui. Una volta ben fritte, le coste devono asciugare su carta assorbente per scaricare l'eventuale olio in eccesso, ma una panatura ben fatta comunque non trattiene molto olio, infatti sono abbastanza asciutte. Finiamo adesso di friggere e poi le gustiamo, ovviamente ben calde. Questa verdura permette di realizzare questa ricetta perché appunto ha dei gambi molto molto carnosi, lo vedete? Grandi, spessi e abbastanza gustosi, ricchi di sali minerali, di vitamine, davvero una verdura che si può definire un superfood. Vedete qui anche le foglie che abbiamo messo da parte perché di certo non vanno buttate. Con le foglie si possono realizzare tantissime ricette, ad esempio quelle più salutari o più veloci possono essere delle magnifiche zuppe. Continuate a seguirci come state facendo sui social, sulla pagina Facebook, Instagram e YouTube, potete vedere in qualsiasi momento le video ricette complete di passaggio, oppure potete leggerci sui siti internet cibodoc.it e vivomangiando.it. E se volete saperne di più sulle tantissime proprietà nutritive delle bietole da costa, vi posso indicare anche il sito medicinanotizie.it.